Su iniziativa di Cantieri Innovazione è stata aperta da qualche mese la mostra dedicata al cinema di paese di Gardone Valtrompia. Tre erano i cinema, il Super Cinema, il Cinema Beretta e il Cinema San Filippo, che hanno un po' rallegrato le domeniche e le serate dei gardonesi negli anni 70-80. Allora, Cantieri Innovazione è una società che ha organizzato appunto questa manifestazione e fa capo come presidente Arianna Bonardi. L'associazione Cantieri Innovazione è ormai da qualche anno attiva sul territorio di Gardone Valtrompia ed è un'associazione di promozione sociale e culturale formata da giovani ragazzi di Gardone e dintorni. Questo progetto è nato durante il lockdown, quindi quando eravamo tutti chiusi in casa e ci trovavamo su Zoom e volevamo fare qualcosa di bello per il nostro territorio nonostante la situazione, e abbiamo deciso appunto di fare questa ricerca sui cinema di Gardone, scoprendo che appunto Gardone aveva ben tre cinema, e con l'aiuto di Susanna Guerini abbiamo avviato una ricerca andando a cercare le persone che avevano lavorato in questi cinema per intervistarli e capire un po' come erano vissuti i cinema come luogo anche aggregativo, sociale, culturale. Da quest'idea poi è nata l'idea di una rassegna cinematografica che è iniziata mercoledì 6 aprile, proseguirà per altri due mercoledì. La prima proiezione appunto è stata Gli uccelli di Hitchcock, poi ci sarà Per un pugno di dollari e concluderemo con Amici miei. Susanna Guerini ha curato l'allestimento di questa mostra. Cosa possiamo dire di questi mesi di manifestazione, Susanna? Sì, la mostra è uno degli esiti del progetto Al cinema di paese. L'idea era quella di ripensare i cinema di provincia, i cinema di paese, che erano negli anni 50 e 60 dei punti di riferimento importanti per la comunità. Quindi abbiamo pensato a come sarebbe tornare a vivere i cinema nella provincia, no? che ce ne sono ancora, come il cinema di Inzino, dove faremo appunto la rassegna. E fortunatamente nella ricerca sulla memoria di queste sale, che sono appunto il cinema Beretta, il cinema San Filippo, il cinema Super, attivi dai primi anni 50 fino alla fine degli anni 70, Gardone Valtrompia, abbiamo ritrovato dei manifesti e delle locandine, oltre 200, grazie a un collezionista di Gardone, un signore che ha appunto conservato i manifesti prima della chiusura del cinema Beretta.